Buongiorno, cari azionisti, cari colleghi, in vista dell'annuale appuntamento assembleare vorrei cogliere l'occasione per trasmettervi un breve messaggio. L'emergenza globale che stiamo vivendo sul fronte sanitario, economico e sociale, conseguente alla pandemia Covid-19, ci esorta ad affrontare tale momento con grande senso di responsabilità e dedizione e a mettere in campo tutti gli sforzi possibili per supportare in particolar modo chi ogni giorno è in prima linea nella battaglia contro il virus. Solidarietà e spirito costruttivo sono dunque i motori che sin dall'insorgere dell'emergenza Covid-19 hanno guidato Banca Generali, impegnata su più fronti, sia per tutelare le proprie persone e i propri consulenti finanziari, sia per cercare di stimolare e sostenere la ripresa, incoraggiando soluzioni innovative per avvicinare il risparmio privato alle imprese non solo con iniziative benefiche, ma anche con concrete iniziative di vicinanza alle persone sul territorio. Tra alcuni dei progetti intrapresi mi preme ricordare in particolare lo stanziamento straordinario di 1 milione di euro approvato dal Consiglio di amministrazione della banca da destinare a supporto delle iniziative legate all'emergenza, i cui primi 250.000 euro sono già stati destinati alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di 2 unità mobili di rianimazione, complete di dispositivi salvavita. L'impegno a favore della Croce Rossa si affianca alla raccolta fondi portata avanti tra i dipendenti e i consulenti finanziari. I restanti 750.000 euro sono invece stanziati dalla banca a supporto delle strutture sanitarie che stanno fronteggiando l'emergenza. La banca ha anche supportato le iniziative in tal senso del Gruppo Generali, che attraverso un plafond di 100 milioni di euro dedicato all'emergenza ha già contribuito all'acquisto di respiratori, mascherine e altro materiale medico. Le iniziative sociali si accompagnano all'impegno di Banca Generali per dare supporto al tessuto sociale e produttivo italiano, duramente colpito dalla crisi. Per questo, la banca ha tra l'altro dato vita a Italia non si ferma, un'emissione curata da Credimi e con Generali come Anchor Investor che ha l'obiettivo di mobilitare il risparmio privato in favore delle PMI italiane. Unitamente alla vicinanza della clientela, cercando di favorire direttamente e indirettamente il massimo supporto al sistema economico nazionale, è ugualmente prioritario per Banca Generali. E l'obiettivo di creare valore nel medio periodo è di assicurare agli azionisti una remunerazione adeguata del proprio investimento, pur in un momento difficile come questo. Con questo spirito, in riferimento alle raccomandazioni di Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea, che sono state emesse in risposta allo straordinario contesto di mercato dovuto alla diffusione del Covid-19, la banca ha deciso di attenersi responsabilmente a quanto indicato dagli stessi organi di vigilanza. Il Consiglio di amministrazione ha quindi previsto di proporre all'Assemblea dei soci la corresponsione del dividendo a valere sugli utili 2019 posticipatamente alla data del 1 ottobre 2020, come da indicazione dell'autorità di vigilanza, subordinatamente alla preventiva verifica dello stesso Consiglio di amministrazione della banca di alcuni requisiti, ovvero delle condizioni indicate dalla raccomandazione della Banca Centrale Europea, della conformità alle disposizioni e agli orientamenti di vigilanza per tempo vigenti e del mantenimento di un total capital ratio individuale consolidato superiore rispettivamente al 9,2% e al 13%. Tali misure, richieste dall'Authority, sono finalizzate al rafforzamento del sistema creditizio a favore di imprese e famiglie. E a tale rafforzamento Banca Generali vuol contribuire. In tale complesso contesto, nelle ultime settimane, la banca, oltre a intensificare il dialogo con tutti gli stakeholder, ha adottato le più opportune misure atte a garantire la continuità operativa, il servizio regolare alla clientela e la protezione della salute dei dipendenti del gruppo bancario. Vorrei ora rivolgere un messaggio particolare ai nostri azionisti, considerando l'approssimarsi dell'Assemblea annuale dei soci convocata per il prossimo 23 aprile. Per le ragioni legate all'emergenza sanitaria Covid-19 in corso, quest'anno tale evento non si potrà svolgere secondo le consuete prassi. Come indicato nell'avviso di convocazione disponibile sul nostro sito internet, l'intervento degli aventi diritto in Assemblea potrà infatti avvenire
esclusivamente tramite rappresentante designato, senza quindi la partecipazione fisica da parte dei soci, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge volte a contenere quanto più possibile la diffusione del virus. Per tale ragione, Banca Generali ed io invitiamo gli azionisti ad esercitare i propri diritti, a far sentire la propria voce attraverso l'uso della delega e del rappresentante designato, nella consapevolezza che la partecipazione degli azionisti all'evento assembleare rappresenti un momento fondamentale nella vita della società, nel quale si instaura il virtuoso dialogo al quale la società ed io, come Presidente, prestiamo la massima attenzione. Vi invito quindi a seguire le istruzioni già presenti sul sito internet di Banca Generali per dare delega ed istruzioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno al rappresentante designato e trasmettere eventuali domande cui la società fornirà risposta nelle modalità e termini indicati nella visiconvocazione. Chiudo con un ringraziamento sentito ai dipendenti e alla rete di consulenti che si stanno impegnando in questo periodo affinché la banca possa proseguire, nonostante il momento storico, il suo percorso strategico di crescita nella piena operatività, nell'interesse degli azionisti e dei clienti. Grazie per la vostra attenzione.